Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Una delle domande che mi fate molto spesso è questa: io so fare le scale, ma non riesco a improvvisare. Come utilizzo una scala? Giusta domanda. Subito dopo la sigla ne parliamo. Le scale sono tantissime, abbiamo scale maggiori, scale minori, minore armoniche, minore melodiche, scale blues, pentatoniche maggiori, pentatoniche minori, ce ne sono tantissime. Ma qual è il modo migliore per studiare una scala? Ma soprattutto come posso mettere in pratica la mia scala senza dover sempre ricadere in tablature, ricerca di un lick, cerco cose strane, ma usando proprio la scala come un vero e proprio linguaggio col quale posso già permettermi di improvvisare su una base. Prendiamo ad esempio la scala per eccellenza, quindi la scala maggiore. Se non sai come si suona una scala maggiore sull'armonica, ti lascio qua il link al video in cui ne parliamo. Prendiamo una scala maggiore e la prendiamo nell'ottava centrale. Perché nell'ottava centrale? Perché così tutti possiamo fare questo esercizio, non bisogna prendere i bending nelle ottave, nella terza ottava e nell'ottava bassa per avere la scala completa. L'ottava centrale è una scala completa che quindi abbiamo nella nostra testa come do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ma poi abbiamo capito che cambiando la tonalità dell'armonica cambiamo anche la tonalità della scala, ma i fori che suoneremo saranno sempre gli stessi. Quindi suoniamo la nostra scala maggiore. Una volta imparata la scala maggiore a salire, la faremo a scendere. Quando abbiamo la nostra scala ascendente, discendente, quindi una scala che scorre, che è fluida, nel salire e nello scendere, il nostro compito è appena iniziato. È certo che è appena iniziato, perché cosa ti serve sapere se poi non la sai usare? Mi raccomando, quando studiate le scale state mettendo in tasca un pacchettino di suoni che vanno bene su determinate cose, ma quel pacchettino di suoni non è fine a se stesso. Sapere fare una scala che sale e scende non ha alcun senso, ha senso metterla in pratica sulle basi, su qualcuno che suona, o comunque metterla in pratica in maniera pratica, quindi riuscire proprio a fare qualcosa utilizzando i suoni della scala. E veniamo quindi al nostro punto di oggi, di questo video: come si utilizza una scala e come posso cominciare a giocare con una scala. Una delle maniere più pratiche e divertenti per poter utilizzare la scala è quella proprio di capire alle basi di un'improvvisazione che cosa c'è e soprattutto limitarsi, darsi dei paletti per usufruire al massimo delle potenzialità che questa scala ci dà. Proviamo a fare questo piccolo esercizio, questo piccolo esempio. Adesso la nostra scala do, re, mi, fa, sol, la, si, do la riduciamo quindi sulla nostra armonica quello che è il 4 soffiato, il 4 aspirato, il 5 soffiato e il 5 aspirato diventeranno le uniche note che possiamo usare. Quindi riduco la mia scala solamente due fori, il foro 4 e il foro 5, con tutto quello che posso creare su questi fori, quindi tutto quello che saranno le effettistiche, tutto quello che saranno i bending, se è possibile farli, gli attacchi, i trilli, tutto quello che posso fare con questi due fori lo dovrò mettere al servizio della musica, così che comincio a sfruttare, anche se sono solo quattro note, ma comincio a sfruttare anche l'andamento ritmico della base, comincio a fare delle frasi che hanno un senso sulla base che ascolto. Ma proviamoci subito. Quindi i nostri suoni sono questi. Base in do maggiore, bella rock, prima posizione, armonica in do, suono sulla base di do maggiore, mi limito a suonare le prime quattro note, do, re, mi, fa e fa, mi, re, do, quindi andata e ritorno sul foro 4 e sul foro 5, stando proprio al ritmo di questa base. Sentite che è tum tum cha, tum 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 cha, è molto quadrato, ok? Cerco di sfruttare questa ritmica. Questi sono i suoni che ho a disposizione. Creo una frase utilizzando solamente questi due fori.
ascolto quello che mi dice la nostra backing track, ascolto l'andamento degli accordi, quindi se vanno verso l'alto, se vanno verso il basso, se creano tensioni, e mi muovo di conseguenza. Stesso giochino, utilizzo il foro 4, il foro 5, ascolto i miei suoni, li faccio andare su e giù e poi cerco di costruire con un senso su quello che ascolto delle frasi con delle ritmiche e dei suoni coerenti. Facciamolo andare un paio di volte e poi cominciamo. Fa, sì, sì. Questi sono i suoni che utilizzerò. Adesso ascolto un attimino. Fai, sì. Fatelo sapere nei commenti, provate, le basi ve le lascio poi qua nella descrizione. Via, cambiamo base. Yeah, e andiamo a suonare un po' di swing, completamente diversa, siamo partiti dal pop rock, siamo andati in bossa nova e adesso arriviamo a uno swing, sempre scala maggiore, sempre in chiave di do, sempre armonica in chiave di do. Il discorso è sempre lo stesso, ascolto, se tu senti gli accordi sono completamente diversi, questa è una cadenza classica, un 2-5-1 dello swing con un ritmo shuffle, quindi ritmica diversa, accordi che portano da tutt'altra parte, lasciati andare, un po' come stare su un materassino che ti fa ulticulla,
che è un materassino sulle onde, ci facciamo portare dalla musica. Se ti fai trasportare dalla musica, vedrai che l'improvvisazione ti esce molto più naturale. Improvvisare è la cosa più difficile, devi imparare a parlare col tuo strumento, quindi non ti preoccupare, in maniera molto graduale, sempre foro 4, foro 5, sempre 4 note, le facciamo girare e poi cominciamo a suonare. Pazienza. Ci stanno alla grande, prendiamo la ritmica. Visto, semplicemente con le prime quattro note di una scala maggiore potete già improvvisare su generi e stili completamente diversi. L'importante che cos'è? Avere alle spalle una conoscenza ritmica, quindi una struttura ritmica importante, quindi riconosco la ritmica di quello che stanno suonando musicisti o la backing track e di conseguenza mi vado ad adeguare a quello che sento, conoscenza della scala relativa, perché abbiamo visto sono quattro note, salire e scendere, ma conoscenza dell'effettistica importante, quindi bending, trilli, tutto quello che sono le chakrature, le grace note, anzi qua ti lascio un po' così, papapam, a cascata, un po' di schede, magari vai a vedere quello di cui sto parlando, ci sono tantissimi effetti sull'armonica, più li sappiamo usare e più riusciamo a generare il suono che si forma prima di tutto nella nostra testa. Mi raccomando, il suono sì è nello strumento, ma prima di tutto è nella vostra testa, quindi canticchiate. Anzi, un'ottima cosa, questo ci facciamo un altro video, è canticchiarsi le cose, quindi se mi canticchio una frase poi subito dopo spada bam riesco pian pianino a metterla in pratica. Fatemi sapere come funziona per voi, quindi cosa fate quando tentate di improvvisare, andate alla cieca, non sapete minimamente dove state suonando, oppure cercate di applicare la scala, cercate di assaporare i gusti della scala. Questo è quello che vi consiglio io. Quando studiate una scala, imparate in maniera tecnica andare su e giù sulla scala, ma poi dovete mettervela nella testa, sentire il sapore della scala e soprattutto, se ve la porzionate un po' come abbiamo fatto oggi, potete utilizzarla al 100%, perché con i primi suoni potrò generare diverse frasi, ma poi c'è un attacco un altro e riesco a generare una frase un po' più complessa, finché non riesco a utilizzare tutta la scala su tutta l'estensione dello strumento e quindi lì si vola. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, se questo video ti è stato utile, ti è piaciuto, mi raccomando mettimi un bel like, iscriviti al canale così mi potrai supportare e supportare se vorrai seguirmi tutte le volte che vorrai. Ti invito ad unirti alla nostra famiglia Telegram Lucignolo Academy, dove pubblicheremo contenuti extra, una grande comunità dove tutti gli armonicisti sono i benvenuti, potete fare tutte le domande che vorrete, potete mandarmi video, potete mandarmi gli audio, insomma... Telegram, grazie di cuore, Lucignolo Academy. Se poi sei curioso, vuoi prendere una lezione online con me o vuoi vedere il mio videocorso, ti invito a fare un salto sul mio sito stefanolucignolo.com. Potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, verrai aggiornato via mail anche di tutte queste cose che ci siamo detti, quindi tutti i video nuovi, tutti gli eventi, tutti i concerti, insomma, se vuoi rimanere aggiornato sul mondo dell'armonica e sul mio mondo, iscriviti alla mailing list, tanto è gratuita. Adesso basta guardare questo video, prendi la tua armonica e comincia a suonare. Buone armonicate, ciao!